sua testimonianza nel libro di Samantha Di Persio, attualmente nelle librerie italiane. Cosa ci dice? Il libro è stato fatto molto chiaro e in sintesi di quello che è successo a Riccardo, ma di quello che c'è scritto e anche la documentazione verbalizzata di quello che ci è stato scritto, e riguardo che il 2 ottobre Riccardo aveva un processo per stato di ebbrezza senza che lui sapesse niente, e la pena, lui è stato condannato a 16 giorni, ma nonostante tutto fosse recidivo, non fossero riusciti a portarlo in carcere, 25 giorni dopo Riccardo era morto nel suo appartamento. Quindi questo dovrebbe già far sorgere un pensiero, un'idea, che Riccardo, perché è morto? Qui ci dovrebbero essere persone competenti che dovrebbero interrogare e chiarire questi particolari e vedere se c'è un collegamento con questo. Noi i collegamenti li abbiamo trovati e al tempo opportuno verranno messi in evidenza, perché tutto mettere a nascosto non mi sembra che viviamo in un modo che sia tutto alla luce del giorno, no? Noi siamo stanchi nel vedere che tutto viene messo sotto il tappeto. Come abbiamo trovato la carne lì buttata sotto il tappeto di Riccardo nel suo appartamento, così vogliono mettere tutto sotto il tappeto, e no, questa volta no, non sarà proprio così. E ringraziamo Giuliana per la sua preziosa testimonianza.